Come state? Spero bene. Nuovo video dell'anno, quasi che siamo al 2023, siamo agli sgoccioli. Al 2024, scusate. Vabbè, non commento, stavo già sbagliando, va bene lo stesso. Allora, dunque, siamo quasi agli sgoccioli del 2023 e stiamo per entrare nell'anno nuovo del 2024. Quindi, perché non parlarvi del trucco di fine anno? Non è questo, ma vabbè, io ho voluto fare questo trucco per parlare un po' con voi e mostrarvi i prodotti che sto utilizzando ultimamente quest'anno, ovvero questi qua, che erano tutti qua in questa scatolina. Cominciamo bene da questo, ovvero questo qua. Questo io uso per fare le sopracciglia. Allora, ridefinire le sopracciglia, mi ci trovo molto bene, molto buono. E mi aiuta anche soprattutto a tenerle un po' dritte, più folte, più tutto, insomma. Mi aiuta, come si dice, a essere più ordinata, diciamo, da ecco tutto quanto. E questa è la mia matita di Essence, che mi piace tanto. Aspettate un attimo che vi dico di che colorazione è, se la trovo ancora. Brown 02, sì, Brown 02, non si vedrà mai, ma ve lo dico io. Brown 02, poi ha questa mina qua, è una matita, sarebbe, vedete? Una sorta di matita, matita, basta, senza dire sorta. Poi, gel brown, make up brown, e brown di mascara, tipo questo qua, che sarebbe per le sopracciglia, per gel fissare, colorare le sopracciglia anche. Come mi si sta trovando? Bene, nulla di più. Bene, e non mi affloscia le sopracciglia, me le fa stare belle dritte a posto. Quindi, top. Ve lo consiglio, se vi può interessare, se vi piace. Appuntate, fatevi il farma immagine, perché è veramente buono. Poi, cos'altro c'è? Come cosa ho cominciato a truccarmi oggi? Con questo qua, no, aspettate, prima il fondotinta vi mostro. Fondotinta è questo qua della Stay All 16 Long Lasting di Essence, top, fenomenale, fantastico, non c'è che dire. Poi, altro correttore, questo qua l'ho steso con tutte e due questa spugnetta qua, a goccia, questa della Eufydra, ed è top. Wow, fantastica. Con questa base qui, mi sta cadendo tutto, scusate. Questa base qui della Essence, che si stende in una maniera, con le mani va strisciate. Con questa non ti sbagli manco se ti auguri chissà che cosa. Scusate il termine, ma vabbè, niente. Questo è veramente top, fenomenale. Poi, correttore altrettanto, con la Beauty Blender, fenomenale. Si stende in una maniera precisa e semplice, omogenea. Questo che cos'è? L'Oreal Infallible More Than Concealer, appunto, è un correttore top, 300 cashmere, 327 cashmere, e mi piace. Poi, andando per le lunghe, mi ho applicato quel correttore. Aspettate, se lo trovo, perché ce n'ho tante di matite qua. Allora, Black. Vabbè, questa qui comunque, vabbè, della W7, matita nera per occhi, qua, e poi ho utilizzato questa palette, che ho fatto un trio, non so come chiamarlo, comunque, ho aperto tanti colori, questa è la matita, comunque, aspettate un attimo, questa è la matitina di W7, che mi sta piacendo davvero tanto, 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 scusate se c'ho il naso, la voce nasale, ancora non ci siamo, però vabbè. Poi ho utilizzato questa palette qui, che ha tanti colori. Ho utilizzato sia questa che questa. Poi, come finale, tocco finale, ho utilizzato questo ombretto che fa sparaflesce un po', però mi piace da morire. Come penultima, ma non per importanza, ho utilizzato la base, ovvero, non la base, che tipo, questo blush,
mi sta piacendo davvero da matti. Molto buono. E fa, se non state attenti, vi fa Heidi, Heidi, Heidi. Non ve lo dico più, ma è la verità. Heidi. Ed è molto, molto buono. Fenomenale. Poi. E anche veramente non so come dirvi, ma un colore anche tanto tanto esagerato, però mi piace perché fa un bel colorito. Adesso l'ho smorzato un po' perché sennò vi sbatteva troppo all'occhio e non va bene. Prima di quello, però, ho applicato che cosa? Il bronzing di Essence, colorazione naturale 01. E ho applicato questo qua. Vedete? Questo qua. Vedete la, appunto, della Essence. Non so se si vede, sì. E mi sta piacendo, davvero, molto. Infatti è come l'effetto, sì, bravissimo, baciate al sole. Molto bello, mi piace davvero tanto. E nulla, questa di Essence ve lo consiglio. L'ho comprato dove? A Sapori Profumi. Qui in Sardegna, a Palau, molto bello, sì, mi piace davvero tanto, 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 tanto. E anche questo si applica con facilità. All'inizio non colora granché, però poi io ci vado un po' con la mano, non pesante, ma una penna, per far sì che colori meglio, un po' di più, diciamo, perché io già sono un lenzuolino, cioè sono un fantasmino, quindi ci siamo dette tutto, dai. Penultimo, appunto, abbiamo applicato il blusher, come vi ho detto prima, e ho sfumato il tutto per non, con un altro pennello, poi siccome era troppo effetto Heidi, ho sfumato sempre con questo per fare un recap della situation. Allora, aspettate un secondo. Allora, vi ho dovuto un po', ho dovuto stoppare perché sennò l'inquadratura era troppo più giù. O più su, non so come dire, comunque ci siamo capiti, niente. Allora, con questa, per fare un recap di tutto il make-up, ho voluto, ovvero, fare un picchiettamento a tutte le parti, per far sì che le polveri in eccesso svolazzassero via, ovvero, non si dice così, però, per non fare il trucco troppo pesante, quindi l'ho voluto un po', spolverare un po' dappertutto, un po', togliere un po' di tutto, via. Non so come spiegarvi, ma ci siamo capiti, via. Poi, come penultima cosa e non per importanza, il rossetto della Yves Rocher. Comunque, questo è della 156 matte, esatto, come quello dell'altra volta che vi ho detto io, della Yves Rocher. Questo qua è molto idratante, molto buono. Si stende molto bene e mi piace davvero da matti. Wow, fenomenale come rossetto, top. Allora, vi avverto, se la qualità del video non sarà granché, non importa. Importante il contenuto, andrò a caricarlo e a montarlo in qualità bassa perché sennò YouTube non me lo carica. Non so perché, ma ci mette una carteria, no, come si può dire, ci mette troppo tempo, via, da, troppo. Quindi, per far sì che il video si carichi velocemente, anche se non sembra giusto mai così, lo carico in modalità più bassa possibile. No, non da non vedersi niente, però, come dite voi, a 360p, in modo tale che si veda. Eh sì, lo so, ho la cipolla oggi, anziché avere i capelli sciolti, perché avevo un caldo fotonico oggi, cioè, nonostante sono ancora presa di naso, però vabbè, mi sono voluta truccare un po' rossettino e via, e basta. Se non vedete mascara è perché non avevo voglia di mettere mascara, però va bene lo stesso. Mi mostro questa matitina che vi faccio rivedere e mi piace da matti, sia tra questa matita e questa, come dire, questa palette mi sta veramente d'incanto, mi piace. So che piace anche a voi perché mi avete fatto un sacco di complimenti. Grazie mille, di cuore. Grazie. Grazie tante. E che dire? Niente, ragazze, questo era tutto. Se questo video vi è piaciuto, vi anticipo di mettere un bel like. Se non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso. E ci vediamo per il prossimo video. Ciao!